Cosa succede adesso? Attenzione all'annuncio che fa imbestialire Antonio Conte e i tifosi del club partenopeo. La lotta a scudetto ora rischia di essere compromessa. Tutti i dettagli. Il pareggio di Torino è stato un segnale a tutto il campionato. Il Napoli è tornato ed è pronto a fare sul serio. La prestazione degli azzurri ha colpito per linearità e gestione, con una squadra mai realmente in crisi in casa di una delle più accreditate del campionato. La formazione allenata e guidata da Antonio Conte è parsa in grande salute e con qualche carta da spendere in più, rispetto allo scorso anno. Merito di una campagna acquisti che ha rivoluzionato, ampliato e migliorato le rotazioni del Napoli. Gli arrivi di Buongiorno e Lukaku sono stati chiaramente i due più applauditi dai tifosi, ma anche quello di McTominay inizia ad avere il suo peso. Lo scozzese è sembrato subito inserito nei meccanismi di Antonio Conte, giganteggiando a centrocampo nel corso di Juve-Napoli. Ero allo stadio, è stato come vedere Gulliver in mezzo a dei bambini. È stato impressionante, sembravano che tutti gli rimbalzassero addosso, così Riccardo Trevisani in corona il debutto dell'ex Manchester United da Luno, parlando dai salotti virtuali di cornacchia di spogliatoio. Il noto giornalista, di qui, si è spostato sulla lotta a scudetto e non ha mancato nello spiazzare i tifosi del Napoli. Napoli, occhio alla lotta a scudetto, la previsione è una beffa. La previsione lanciata da Trevisani sulla lotta a scudetto e sul cammino in campionato degli azzurri ha diviso ascoltatori e colleghi. Senza troppi giri di parole, il noto telecronista è stato lapidario: il Napoli non farà più di 80-85 punti, lasciando immaginare una corsa al titolo del tutto in balia delle altre. E infatti, Trevisani spiega, non metto in dubbio il grande lavoro che sta facendo Conte, si vede già che dietro c'è molto della sua mano. Lo scudetto, però, dipenderà soprattutto da quello che faranno gli altri. Se Inter, Juventus o chi per loro faranno più di 90 punti, allora il titolo andrà a loro. Il Napoli farà 80-85 punti, se la giocheranno solo se le altre faranno meno. Parole che faranno imbestialire un vincente come Antonio Conte, che suona la carica e mette nel mirino le prossime gare. Gli azzurri riusciranno a smentire Trevisani oppure non sono ancora pronti per bissare quanto fatto nel 2023?